Se c'è una cosa che non volevo fare era questo video, però non sono qui per farvi il solito discorso che vi può fare qualsiasi altro youtuber e la conseguente domanda che chiaramente è: ma se non lo volevi fare, perché non l'hai fatto? Semplicemente faccio questo video perché mi sembra doveroso farlo a titolo informativo, dato che comunque c'è chi si preoccupa per me, c'è chi mi sostiene tutti i giorni. C'è chi mi sostiene quando gli pare, però comunque è giusto anche far sapere cose. E quindi oggi racconto una cosa che è successa qualche giorno, cioè qualche giorno fa, negli ultimi 2 giorni. Diciamo che ho passato 2 giorni di inferno e quindi il titolo non è clickbait, ovviamente, anche perché poi, thanks a Dick, guardate come sto. Oggi non sono dell'umore giusto, vi chiedo scusa da subito. E proverò ad essere un pochino accettabile. Di fronte alla telecamera il mio umore è completamente sotto zero. Perché vi dico questo? Perché, come sapete, appunto, qui sopra, se non mi ricordo male, insomma, come al solito, nelle schede, quindi vi lascio il video, mi sono rotto un polso, perché io il 3 aprile, quando abbiamo registrato il derby degli youtuber, che fortunatamente abbiamo vinto, grazie. Sono caduto praticamente da solo, inciampando, e il caso, il destino, chiamatelo come volete, ha voluto che io cadessi sul polso sinistro e che mi rompessi il radio. Fortunatamente, frattura composta, quindi un mese di gesso totale tra pregesso, che è questo qui, quindi la stecca, che è quella che poi avete visto in quel video, e il gesso che ho messo successivamente. Dopodiché ho messo un tutore che nei primi giorni portavo sempre, poi mano a mano ho cominciato a portarlo solo quando giocavo a pallone, fino al 30 maggio, giorno in cui, ecco, il gesso me lo sono tolto il 3 maggio, giusto per la cronaca, quindi fino al 30 maggio, giorno in cui, 2 giorni fa, quindi mercoledì, 3 per voi, praticamente ho giocato a pallone dimenticandomi il tutore, ma questo perché ormai il polso era tranquillo, ho ripreso a fare ginnastica. Tutto tranquillo al 100% e quindi ho detto vabbè dai non succede nulla, cioè non, inconsciamente è chiaro che parlare dopo sei un coglione dove mette il tutore, sì non ci ho pensato, penso sia umana questa cosa dato che mi sentivo al 100%, quindi sono andato in radio, dato che stiamo giocando ogni mercoledì con i ragazzi della radio, dopo puntata siamo andati a giocare a calcetto. E partita comunque molto affascinante, combattuta nel finale, anche lì il caso ha voluto proprio all'ultima azione. Eravamo in parità e quindi dovevamo fare questo golden goal. Succede che io vado a recuperare palla al penultimo difensore, poi vado a puntare l'ultimo, trattasi di Giacomino Sisca che saluto, vita da videomaker. Provo a saltarlo, lui mette il piede per fermarmi, quindi contrasto, io cado in avanti e cadendo istintivamente cado con entrambe le braccia come fossi, come stessi facendo le flessioni per capirci, però proprio a velocità massima cado per terra e metto entrambe le braccia. Adesso non so se inconsciamente, essendomi già stato fatto male al polso sinistro, abbia caricato di più sul destro. Fatto sta che ho sentito dolore anche sul polso sinistro perché ho dato una botta importante. Meno di un mese fa mi sono tolto il gesso, quindi cado, do una botta importante e rimango a terra. Dopo un po' mi giro, la prendo un po' a ridere, che dico ragazzi, cioè non è possibile, mi sono rifatto male un'altra volta. Sentivo un po' di dolore al polso, però ho detto vabbè dai la botta. Sentivo un po' di dolore alle braccia, entrambe per la verità, fino a quando dopo 10 minuti non riuscivo più a muovere questo gomito qui, che mi si era gonfiato totalmente e proprio non riuscivo a muoverlo. Cioè come lo vedete adesso, quindi né troppo piegato né troppo dritto, è come era in quel momento, quindi non riuscivo a farci assolutamente nulla. Ho visto le stelle quella sera, ma io per questione di principio non sono andato al pronto soccorso. Perché ho detto, vabbè, dai, poi in realtà, per questione di principio, un po' sì, giocando in quel momento ho detto, no, raga, io non ce la vado, non è possibile, mi sono rifatto male. Però poi saggiamente era tardi, la decisione in famiglia è stata quella di non andare perché tanto sono caduto, ho raccontato la dinamica, può essere semplicemente un dolore muscolare. Fatto sta che la mattina dopo aver dormito con il ghiaccio, quindi vi parlo di giovedì 31, mi sveglio che effettivamente non riuscivo più a muoverlo, però non mi faceva tanto male. Mi faceva male soltanto muovendolo, ma era ancora gonfio. Vado a scuola, esco da scuola, passo il pomeriggio, aumenta il dolore. E allora vado dal fisioterapista di mia madre che mi consiglia di andare al pronto soccorso. Quindi ieri sera, io oggi sto registrando che è 1º giugno, ieri sera io entro al pronto soccorso alle 20. Mi siedo e esco da lì alle 00, 2 punti, 35, quindi sono stato esattamente 4 ore e mezza, pure di più, in ospedale. Dopo tipo 3 ore e mezza mi hanno chiamato per farmi la lastra, mi fanno la lastra e mi dicono subito, guarda, il gomito è rotto, e ok, va bene, non dico che me l'aspettavo, però in quel momento veramente stavo
abbastanza frastornato, ma del resto come, cioè, io sono stato frastornato dal momento in cui sono caduto, perché era proprio un rifiuto mentale, cioè mi sono tolto il gesso dal braccio sinistro un mese fa, neanche un mese fa, quindi cioè, non è possibile, psicologicamente questa cosa mi ha fatto molto male e mi dicono no, guarda il polso, fortunatamente non è rotto, stai tranquillo. Passa un'altra ora e l'ortopedico, che avrebbe dovuto poi farmi la fasciatura al gomito, mi dice guarda, dobbiamo fasciarti entrambi, qui arriva anche una parte discretamente divertente, mi dice dobbiamo fasciarti entrambe le braccia. Tutto come entrambe le braccia, non era sano il polso sinistro, sì, però c'è stata una contusione, quindi tu stasera tieni la fasciatura, poi domani te la levi, domani mattina e ti metti il tutore. Ho fatto scusa, che me la fai a fa? Vado a casa, mi metto il tutore. Lui ha insistito. Ho detto va bene, ok, non c'è problema. Mi fascia entrambe le braccia, quindi ero un tronco, ero così, non potevo muoverle. Fasciate poi fino a qui, quindi non potevo neanche fare nulla, scrivere, prendere cose, il telefono in mano, nulla. La cosa divertente, mi guarda e mi fa, bene, ok, te ne puoi andare, però dovresti firmare. Ho detto scusa. Come pretendi che io possa firmare se ho entrambe le mani bloccate? Lui, no, no, firma, fai un segnetto. Cioè, scrivevo meglio se avessi firmato con la bocca, cioè metto la penna in bocca, scrivo me. È una cosa proprio allucinante. Però vabbè, al di là di questo, la prognosi qual è? La prognosi è di fino a martedì 5, quindi questo martedì io dovrò tenere questo pregesso. Poi mi metterò un gesso, mi verrà messo al braccio destro, al gomito in particolare, spero che finisca qui. Il mio sogno è qui, perché che cazzo me lo metti a fare fino a qui? Pardon il francesismo, però un conto è il polso, lo posso capire, ma il gomito facciamo così fino a qui, ci sta, al massimo fino a qui, in modo che comunque abbia la possibilità quantomeno di registrare la carriera, anche se poi il discorso di YouTube è secondario, e ve lo dico proprio spassionatamente. Il discorso mentale è tosto. Perché? Perché adesso poi terrò finisco il discorso, finisco la spiegazione, il gesso e questo li terrò in tutto 15 giorni, quindi avrò soltanto 10 giorni di gesso perché mi è stato spiegato che il gomito non può essere troppo tempo fermo, dopo un po' deve muoversi perché sennò si irrigidisce. Questo qui, il tutore, lo posso togliere io quando mi sento di toglierlo, standoci magari attento giocando a pallone, però il discorso è che è una bella mazzata, cioè siamo a giugno, fa caldo, io ho la maturità tra 20 giorni, cioè io il 20 giugno inizio la maturità, mi toglierò il gesso il 15 e non era sicuramente il modo migliore, il modo che mi aspettavo per arrivare alla maturità. Adesso non so se mi toglierò seriamente il gesso il 15 perché mi è stato detto intorno ai 15 giorni, non voglio farmi strane idee, può essere che me lo tolgono il 22. Non voglio pensare a nulla, mi verrà detto martedì quando vado a togliermi questo qui. Quindi seguitemi anche su Instagram, che lì vi monitoro abbastanza. In questi giorni sono stato completamente assente. In molti mi hanno chiesto dov'è la carriera. Dov'è la carriera? È pronta, è un episodio della Madonna, un episodio che mi farà emozionare tantissimo. Però in questo weekend, oltre a studiare tantissimo, perché ragazzi, veramente lo dico. Durante la maturità mi organizzerò, però è ovvio, ma anche voi me lo dite, è ovvio che io ho sempre dato tanto, troppo a YouTube. A volte sono stato ripagato, a volte no. Ci sono delle priorità nella vita, c'è la maturità. Quindi non vi sto dicendo che non usciranno video, perché sarebbe un suicidio per il canale, ma comunque meno. Vi chiedo supporto soprattutto morale, perché non è semplice. Non è un periodo semplice, come vi stavo dicendo, sono stato assente in questi giorni sia su YouTube, ma soprattutto su Instagram. Io da mercoledì sera fino a ieri sera, per quando uscirà il video, quindi fino a stasera. Non ho pubblicato nulla perché, a differenza del polso, che era quasi divertente, cioè io sono stato operato 5 anni fa 10 volte, ho rischiato di perdere la gamba, ho passato veramente un'avventura allucinante, no? E a confronto un polso rotto, cioè vabbè, sti cazzi, cioè nel senso non era un problema, un mesetto ci sta, non è tanto quello. Il problema è che mi sono tolto, ripeto, come ho detto prima nel video, il gesso un mese fa a sinistra e lo sto mettendo a destra. Non è una cosa bella, cioè è proprio un dai dai dai, sei arrivato lì e devi tornare da capo. Non è semplice, non so in quanti tipo ci sono passati, comunque vi invito a raccontarmelo qui sotto, che vi leggo sempre. Vi mando un grande bacione, un buon fine settimana a tutti, noi sicuramente ci vediamo la prossima settimana con la carriera. Spero con altri video, però non ho neanche tanta fantasia in questo momento qui. Poi magari mi sveglio martedì mattina, metto un gesso che è lungo quanto sto tutore, non è scomodo, ci registro. Attualmente non è bello, mi auguro che possiate capirmi.